la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Ecco, giunti alla festa della Pasqua, che è la celebrazione della risurrezione di Gesù, e quindi la risposta a tante domande che ogni uomo si fa di tutti i tempi, e anche in questo momento: perché la malattia, perché la morte, dov'è Dio? La risposta è la risurrezione di Gesù. L'ultima tappa non è il Venerdì Santo, ma è il primo giorno della settimana, che è la domenica, il giorno della celebrazione della vittoria di Gesù sulla morte. Siamo uniti a tutti, a tutta la nostra comunità, soltanto pochi voi siete qui presenti, ma portiamo nel cuore tutte le nostre famiglie, e vorrei dire il mondo intero. Di fronte alla paura, il Signore ci dice ancora oggi, come ha ricordato il Papa questa notte: non abbiate paura, non abbiate paura. E allora ci fidiamo del Signore. Riconosciamo allora i nostri peccati per celebrare degnamente questa Eucaristia, per poter davvero essere coinvolti in questa vittoria di Gesù sul peccato, sul nostro peccato, sul peccato di ogni uomo. Signore, che con la risurrezione ci hai donato la pace, abbi pietà di noi. Signore, Cristo risuscitato secondo le Scritture, abbi pietà di noi. Cristo, Signore, Dio ti ha risuscitato dalle angosce della morte, abbi pietà di noi. Signore, Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, i peccati di tutti gli uomini, e ci conduca alla vita eterna. Amen. Concedi a noi che celebriamo la Pasqua di risurrezione
di essere rinnovati nel tuo spirito per rinascere nella luce del Signore risorto. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dal Galilea dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero pendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che Egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A Lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in Lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio.
Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora voi apparirete con Lui nella gloria. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Recitiamo insieme la sequenza. Noi faremo la parte scritta in neretto. Alla vittima pasquale si innalzi oggi il sacrificio di lode. L'agnello ha redento il suo gregge, l'innocente ha riconciliato noi peccatori con il Padre. Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto, ma ora vivo trionfa. Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via? La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto, e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo, mia speranza, è risorto e vi precede in Galilea. Sì, ne siamo certi, Cristo è davvero risorto. Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. Facciamo festa nel Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò e vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Infatti, non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. Abbiamo cantato: questo è il giorno che ha fatto
primo giorno della settimana, il giorno che appunto noi chiamiamo domenica, il giorno del Signore, il giorno della sua vittoria, il giorno della risposta a quel lamento, a quel grido di Gesù sulla croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? La risurrezione è proprio la risposta a quel grido di Gesù: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Poteva forse il padre abbandonare il suo figlio? No, sicuramente. Ma quel padre che non aveva, aveva risparmiato Isacco quando ad Abramo fu chiesto di sacrificarlo, quel Dio Padre che ha quest'unico figlio amatissimo non lo ha sostituito con l'agnello, ma lui stesso è diventato la vittima, l'agnello per la salvezza di tutti, ma non lo ha abbandonato alla morte, lo ha esaltato, appunto come dice San Paolo: Gesù si è fatto ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce, per questo Dio lo ha esaltato, gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché ogni uomo si inginocchi, si riconosca, ecco, la sua signoria. Abbiamo visto le donne che vanno al sepolcro, abbiamo visto gli apostoli Pietro e Giovanni che corrono al sepolcro. C'è questo andare là nell'ultima tappa, ecco, della vita di Gesù, al sepolcro, un po' come facciamo anche noi con tutti quelli che ci hanno preceduto: andiamo al sepolcro, ci sembra che ci aiuti a fare memoria di chi è sepolto, di chi è legato a noi per gli affetti familiari, per l'amicizia. Non so se anche in questo tempo, come forse succede anche in altri momenti, noi facilmente ricorriamo, andiamo al Signore quando le cose non vanno bene, quando ci sono dei problemi, quando ci accorgiamo che il peso diventa troppo pesante, troppo forte, e allora abbiamo bisogno di un aggancio, di un appoggio, di un conforto. E forse succede così anche in questo periodo. E il vedere delle donne e il sepolcro aperto, la pietra era stata tolta dal sepolcro, qualcosa era successo, non riuscivano a capire ancora. Così pure Pietro e Paolo, Pietro e Giovanni corrono al sepolcro, e Pietro arriva dopo, Giovanni attende e poi descrivono quello che trovano dentro al sepolcro. Nel sepolcro osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Quindi non c'è stata una trafugazione, un portare via di qualcuno del corpo di Gesù, ma è tutto in ordine, tutto in ordine. E allora dice lo stesso San Giovanni che vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura che cioè egli doveva risorgere dai morti. Gesù l'aveva detto varie volte nel loro cammino verso Gerusalemme: il figlio dell'uomo verrà preso, verrà consegnato in mano ai peccatori, e verrà condannato a morte, ma il terzo giorno risusciterà.
vide e credette. Mi sono venute in mente le parole che Gesù disse proprio ai primi discepoli, Giacomo e Giovanni. Dove abiti, Maestro? Venite e vedete. Ecco allora, mi pare che anche questo momento importante della fede nella risurrezione debba essere preparato. Il Signore dirà ancora alle donne di avvertire gli apostoli di tornare in Galilea, là dove era iniziato il loro primo incontro con il Signore. Dice Pietro: noi siamo testimoni di tutte le cose che Gesù ha compiuto, dal battesimo fino alla sua risurrezione. Siamo testimoni. San Giovanni dice: colui che noi abbiamo toccato con le nostre mani, colui che noi abbiamo sentito, abbiamo mangiato con lui, abbiamo visto, abbiamo ascoltato la sua parola, abbiamo visto i tanti segni, i tanti miracoli. Allora, ecco, tutti questi 3 anni sono stati come una preparazione degli apostoli e delle donne, perché sappiamo che non solo gli apostoli seguivano Gesù e lo ascoltavano, ma anche un bel gruppo di donne che saranno appunto le prime a ricevere anche questo annuncio della risurrezione. Si arriva a credere nel Cristo se si fa un cammino con Lui, giorno dopo giorno, e noi lo sappiamo qual è il cammino che anche noi siamo chiamati a fare, l'ascolto del Signore che ci parla, l'ascolto, ascolta Israele, ascolta, il Signore ha parole di vita, il Signore Gesù è la chiave che ci apre al mistero, per cui, come abbiamo sentito anche nella seconda lettura, noi siamo chiamati a guardare le cose di lassù. Che cosa vuol dire? Ecco, vuol dire che guardando le cose della terra noi dobbiamo lasciarci illuminare dalla parola del Signore, che ci porta ad andare oltre le cose visibili. Noi diciamo, affermiamo che crediamo nelle cose visibili e nelle cose invisibili. E le cose invisibili, ecco, ce le annuncia il Signore stesso, altrimenti noi non saremmo in grado di farlo. Ecco allora, quindi, la nostra vita, dice, è nascosta con Cristo in Dio. Quando la vostra vita, quando Cristo, la vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Ecco allora, giorno dopo giorno, nell'ascolto della parola del Signore, nella preghiera, nella celebrazione dei sacramenti, in modo particolare nella celebrazione dell'Eucaristia, domenica dopo domenica, noi impariamo dal Signore ad andare oltre l'apparenza, oltre le cose visibili. Ecco allora saremo in grado capire, comprendere, entrare nel mistero della vita. Faremo ancora fatica finché non entreremo appunto nella pienezza della vita, allora vedremo le cose così come sono, faccia a faccia, allora non avremo più bisogno della fede. Ecco allora, dice San Pietro, noi siamo testimoni, ed è quello che il Signore Gesù chiede anche a noi. Una testimonianza semplice, umile, ma anche forte. Una testimonianza appunto del Signore che è via, verità e vita. Il mondo di oggi ne ha bisogno, come sempre, e guai a noi, dice San Paolo, se non evangelizzo.
guai a noi, impoveriremmo il mondo, anche se sembra che tante volte non ne abbia o non ne senta il bisogno. In realtà non è così, perché nel cuore di ogni uomo, fatto di immagine e somiglianza di Dio, c'è questa nostalgia di Dio. E allora si tratta di soffiare un po' sulla cenere che copre le braccia, perché si ravvivi questa nostalgia di Dio. Oggi la nostra professione di fede la facciamo rinnovando le nostre promesse del battesimo. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. E ora rivolgiamo al Padre la nostra preghiera, le nostre invocazioni, proprio perché il Signore ci rafforzi nella fede, perché il Signore doni a tutti gli uomini di poter incontrare il Cristo risorto. Preghiamo insieme e diciamo: Padre della vita, ascoltaci. Padre della vita, ascoltaci. Perché la Chiesa, confermata nella fede del Signore risorto e con la forza dello Spirito Santo, annunci a tutti gli uomini la vittoria della vita sulla morte. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Perché i responsabili delle nazioni e della vita pubblica agiscono sempre a favore del bene comune e in particolare dei più poveri. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Per tutti coloro che nel mondo soffrono per la povertà, per le ingiustizie, per le violenze, per la malattia, possano alzarsi fiduciosi il loro sguardo verso Cristo, che apre la speranza di un mondo nuovo. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Signore, in questo giorno della Tua vittoria sulla morte, concedi a tutta la comunità una fede più viva e la forza di dare testimonianza delle cose di lassù e non a quelle della terra. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. In questo momento ciascuno di noi apre il proprio cuore nella preghiera al Signore per tutte le intenzioni personali. Portiamo nel cuore, oltre alle persone che ci sono più care, tutta la nostra comunità, in modo particolare gli ammalati, gli anziani, le persone che portano ancora nella propria vita la passione e la croce di Gesù. E vogliamo ricordare tutti gli uomini di tutto il mondo, perché per tutti il Signore Gesù ha dato la vita e ha vinto la morte. Lui che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
esultanti per la gioia pasquale, ti offriamo, Signore, questo sacrificio nel quale mirabilmente nasce e si edifica sempre la tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, è Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero della pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Amen.
nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, donna, Padre, pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Matteo, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale, ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Davvero la nostra lode va al Padre, che tutto ha progettato per il nostro bene, per la nostra salvezza, per la nostra vita, per la vita di tutti. E allora lo invochiamo, lo ringraziamo, come ci ha insegnato Gesù stesso. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore risorto sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Amen.
ecco Gesù risorto, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo ci custodiscono per la vita. Il corpo di Cristo. 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 Proteggi sempre la tua Chiesa, Dio Onnipotente, con l'inesauribile forza del tuo amore, perché rinnovata dai sacramenti pasquali, giunga alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco l'augurio a tutti voi, e l'augurio si estende anche a tutte le famiglie della nostra comunità.
come dicevo prima, soprattutto ai malati, agli anziani, alle persone che si trovano maggiormente in difficoltà. Ecco, un augurio sincero a tutti. Il Signore ci doni la forza di portare anche, di vivere questo momento particolare, di fatiche per tutti, guardando oltre, guardando oltre la realtà visibile, per essere confortati, aiutati, sostenuti dalle realtà invisibili. Il Signore risorto è sempre con noi, è sempre presente nelle nostre famiglie, penso in modo particolare a tutti i bimbi che si stanno preparando alla comunione, alla cresima, e altri che sarebbero preparati alla confessione, e comunque tutti i bimbi del catechismo. Ecco, speriamo e auguro loro appunto di continuare a mantenere questo filo diretto con il Signore nelle loro famiglie, in attesa appunto di poterci rincontrare, vivere, condividere questa nostra stessa fede. E ora riceviamo la benedizione solenne, la benedizione di Pasqua. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In questo giorno di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e vi custodisca nella sua pace. Dio, che nella Pasqua del suo Figlio ha rinnovato l'umanità intera, vi renda partecipi della sua vita immortale. Voi che dopo i giorni della Passione celebrate con gioia la risurrezione del Signore, possiate giungere alla grande festa della Pasqua eterna. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre famiglie, su tutte le famiglie, e con voi resti per sempre. La messa è finita, andate in pace, alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio, alleluia, alleluia. Ecco, ricordo ancora che questa notte abbiamo benedetto l'acqua e ci sono varie bottigline appunto che ciascuno può portare a casa in famiglia, quindi anche coloro che passeranno qui in chiesa oggi, domani, insomma, potranno prendere quest'acqua benedetta e appunto benedire le loro mense, benedire le loro famiglie. Basta, credo che non ci siano altre cose, facciamo l'ultimo canto.